nostro ringraziamento alla libreria e a Florence Roux che ci ospitano per questo evento veramente molto particolare. E qui si tratta di un libro estremamente prezioso, un libro che fa riferimento a problematiche culturali complesse, ed ecco perché noi non ci aspettavamo una affluenza di pubblico così massiccia. Io evviva i trovatori! Ritengo che in parte questa affluenza sia dovuta alle polemiche di queste ultime settimane sulla condizione femminile rispetto a corteggiamenti troppo insistenti oppure rispetto a veri e propri ricatti nei quali l'avanzamento professionale, l'inserimento in un film poteva essere subordinato ai favori della donna in questione. Tutto questo naturalmente è difficilmente quantificabile, quindi in quale misura il pubblico che è qui sia stato attirato dalle problematiche storico-letterarie e in quale misura invece dalle polemiche degli ultimi mesi, questo è difficile da valutare. Certo è che la stagione culturale che ha attraversato il sud della Francia, la Toscana, la Sicilia e la penisola iberica in quei secoli per noi lontani, qui parliamo di quasi 1000 anni fa, dunque di un'epoca veramente remota, ecco, tutto questo rappresenta un universo estremamente affascinante sul quale Anna Mattei ha svolto un'indagine precisa, meticolosa e molto originale. Abbiamo per discutere su questo libro un esperto di grandissimo livello. Si tratta di Carlo Ossola del Collège de France, che è stato ordinario all'Università di Torino, che dirige tuttora il Centro di Studi Italiani di Lugano e che è insomma una delle grandi firme del giornalismo culturale italiano, un giornalismo culturale non provinciale ma con uno sguardo veramente europeo. Non a caso l'ultimo libro di Carlo Ossola è dedicato appunto all'Europa e a una lettura puntuale di paesaggi culturali diversi che vanno dall'estremo nord dell'Europa all'Europa orientale, al Mediterraneo. Insomma, si tratta di una figura veramente di primo piano. Per me è un onore di essere un suo vecchio amico, veramente di parecchi decenni, con una frequentazione che si è intensificata negli ultimi anni. Dunque, io sarei tentato di dare per primo la parola a Alessandro Orlandi, che è l'editore di questo libro e che ci può spiegare anche, diciamo, non solo perché ha voluto pubblicare questo libro, ma anche in sintesi fulminea qual è la filosofia editoriale, la filosofia operativa della casa editrice La Lepre. Buonasera, grazie per averci accolto e risponderò alla tua domanda molto volentieri. Abbiamo un motto anzitutto noi come Lepre Edizioni, che è percurrit fatum, arrivare prima del destino. In un momento in cui la visione del lontano futuro è alquanto nebbiosa e non arriva molto più lontano di domani o dopodomani. La filosofia che sta dietro la scelta dei nostri libri è pubblicare libri che appunto diano una visione del futuro, una visione del futuro non come lo dà un libro di fantascienza, ma che sia capace questo libro di proiettarci, sia esso romanzo o saggio, di proiettarsi in un futuro che non sia proprio tra un'ora o domani mattina.
Molti dei libri che abbiamo pubblicato parlano tuttavia del passato, sono romanzi storici, sono saggi. Questo perché pensiamo che scavare nelle nostre radici e dare una diversa visione delle radici da cui ci alimentiamo nel presente sia forse l'unico modo di avere una visione chiara e netta del nostro futuro. È in questo ambito che si colloca la scelta del libro di Anna Mattei. Il libro di Anna Mattei fa parte di una ricerca anche mia personale, per cui la qualità del dialogo amoroso, la qualità del modo in cui si vive e si coltiva la propria immagine interiore di ciò che è amore e ciò che non lo è, ci può aiutare nel processo di individuazione di noi stessi, ci può aiutare nel rapporto che noi abbiamo con il mondo circostante. Allora, come credo che emergerà naturalmente dalle relazioni di chi parlerà di questo libro, in quel lontano passato c'era un tipo di cultura dell'amore e del dialogo amoroso che sviluppava e incoraggiava delle qualità che oggi sono neglette e trascurate. Ed è per questo motivo che abbiamo pubblicato questo libro. Non voglio togliere spazio ai relatori, quindi do la parola a... Grazie. Allora, a questo punto io direi, ascoltiamo le note di lettura di Carlo Ossola, alle quali poi reagirà l'autrice. Grazie Carlo. Buonasera, sono molto grato dell'invito e anche ammirato per questo lavoro, che è un lavoro effettivamente che riguarda la storia europea, perché testi e interpretazione vanno dal cuore della civiltà provenzale, ma vanno anche alle, diciamo così, alla diaspora, alle tradizioni galleghe, portoghesi, tedesche, ovviamente anche alla tradizione italiana. È bene anche che sia presentato qui a Parigi, perché per uno strano fenomeno, diciamo così, di difficoltà ad ereditare, oggi l'Italia ha più cattedre di provenzale di quante ne abbia la Francia, che pure è stata la culla di questa grande civiltà, sia perché per ragioni storiche la rivoluzione ha unificato la lingua togliendo, diciamo, gli accenti o addirittura le lingue concorrenti. E ricorderò sempre, l'ho già anche ricordato altre volte, che quando la Sorbona stabilì la prima cattedra di letterature straniere, con punta polemica, Fauriel, che ne era il titolare, iniziò con un corso appunto sul provenzale. In Italia le cose erano andarono meglio, perché Carducci per primo ricordò l'importanza dei trovatori nella cultura italiana, e poi direi che per ragioni anche qui sempre di eterogenesi dei fini, l'Italia unita aveva bisogno, soprattutto con De Santis e Settembrini, di fondarsi su una tradizione laica. Roma era appena stata presa, quindi non si poteva partire dal testo che è veramente l'origine della lingua volgare, cioè il Cantico di Frate Sole di San Francesco, quindi si preferì partire da quella, diciamo, tradizione provenzale siciliana, poi i siculi toscani e poi gli stilnovisti, che sembrava una via da un lato imperiale, come avrebbe voluto Dante, e dall'altro una linea laica. Non è del tutto sbagliata questa, diciamo, ipotesi de Santisiana, anche se si capisce per le ragioni per le quali è stata emessa, e qui vengo subito al primo merito di questo grande affresco, perché purtroppo per il, diciamo così, il separarsi delle discipline,
in Italia, ma non solo in Italia, laddove si parla di provenzale, si parla o da un punto di vista linguistico, e quindi è una sorta di storia di una lingua importante, romanza, oppure da un punto di vista di poesia. Dall'altra parte, tutto ciò che è legato a questo fenomeno è, diciamo così, in mano agli storici, e soprattutto storici dell'eresia, i quali in genere si occupano poco di poesia, preferiscono vedere che cosa succede nelle vicende politico-religiose o politico-istituzionali. Il libro di Anna Mattei invece tiene insieme molto giustamente questi fenomeni, perché l'esperienza del Finamor, l'esperienza dei trovatori, l'esperienza, diciamo, letteraria più o meno legata a questa diffusione è anche, consiste anche, coincide geograficamente con lo svilupparsi del catarismo e dell'eresia catara. Quindi corrisponde anche con quel momento tra secolo XII e secolo XIII, nel quale diciamo, da un lato il papato e dall'altra più tardi i re di Francia decidono che questa eresia stava diventando pericolosa e quindi determinano, promuovono e conducono a compimento una crociata esattamente col valore, diciamo così, penitenziale che hanno avevano le crociate di Terra Santa. Questo è un fenomeno anche che va ricordato perché oggi, diciamo così, l'Europa da certe culture viene definita come la terra dei crociati, ma va ricordato che una parte delle crociate sono state piuttosto un regolamento di conti e in qualche caso un massacro tra cristiani. La più drammatica è stata quella contro Costantinopoli, ma anche quella contro gli albigesi, in particolare l'assedio e la distruzione di Béziers e poi l'assedio di Carcassonne hanno fatto migliaia di morti da parte cristiana. Quindi, insomma, queste cose vanno ricordate, ma vanno ricordate non solo perché questo poi dà luogo, come ha mostrato molto finemente Anna Mattei, a una diaspora che peraltro è stata feconda per i paesi che non erano di tradizione provenzale, ma va ricordata anche per delle ragioni di tipo teorico, che il libro mette più in luce che non le tante introduzioni che io ho letto di accompagnamento, per così dire, alla letteratura provenzale. Qual è la ragione? È che, come dice il termine, il catarismo viene dal termine greco kataros, che vuol dire puro, e introduce una distinzione, probabilmente di origine manichea, tra non solo il bene e il male, ma anche tra appunto questa purezza che è prima di tutto nella persona dell'incarnato, e cioè il Cristo, che è piuttosto emanazione che incarnazione, e dall'altra parte c'è questa terra maligna nella quale, come dire, regna Satana e il peccato. Questa rottura non è la prima volta che accada, anzi direi che è una costante tipica di un cristianesimo che talvolta è tentato dalla purezza, e questo risale già al tempo dei manichei, e pur temperato continuerà fino alla riforma, massa di dannazione da una parte, piccolo gruppo di eletti dall'altra, e in un certo senso anche in campo cattolico fino a Port-Royal. Una delle ragioni per le quali Pascal scrive le Provenziale è precisamente per opporsi al probabilismo e al probabiliorismo dei gesuiti. Ma che scherzo è questo qui?
da una parte il bene e dall'altra il male. Quindi anche Port-Royal soffre un poco di questa tradizione. Ma perché dico che sono così legati? Perché evidentemente questa, diciamo, questo soubassement, si direbbe in francese, cioè queste fondazioni di una teologia della purezza, implicano il fatto che poi l'espressione d'amore partecipi esso stesso, difatti non per niente si chiama fin amor, ecco. Partecipi esso stesso di questo slancio di purificazione e di purezza. E qui Anna è stata molto attenta a richiamare continuamente queste congiunture che sono dando un tempo poetiche, letterarie, ma sono anche teologico-religiose. Su questo schema, sul quale poi naturalmente mi farà piacere leggere qualche passo, perché l'inchiesta è effettivamente amplissima, si innesta poi l'altro tema che è stato già evocato da Michele, e cioè le teorie d'amore nel Medioevo e la loro funzione, in particolare la loro funzione all'interno appunto di questa poetica che naturalmente sedusse anche Dante. Non sarebbe comprensibile Beatrice, almeno la Beatrice della Vita Nova, certo poi il ruolo di Beatrice è altro nella commedia, e anche la, diciamo così, la struttura delle rime di Dante, in particolare, come ha messo in luce Anna delle Petrose, senza questa, diciamo così, questo riferimento a un, diciamo, purificarsi, un, diciamo così, a un allegorizzarsi della donna. Però questo non è sufficiente, perché Anna Mattei ha anche il, diciamo così, l'accortezza storica di richiamare il fatto che queste teorie sono possibili perché in realtà il lettore vuol dire i pochi che sapevano leggere, cioè qui stiamo parlando comunque di élite, non è che ci fossero lettori ai quattro angoli, magari si recitavano a memoria, si cantavano, effettivamente in questo, questo tipo di canzone in provenzale è più diffusa che non poemi come poi sarà quello di Dante, c'è un aspetto anche, diciamo così, folclorico in parte da tenere in conto, ma tutto questo non sarebbe stato possibile se il Medioevo fosse stato essenzialmente soltanto giocato da degli uomini. In realtà no, anzi Anna Mattei ricorda qui forse il primo grande movimento interamente femminile, che è quello che Robert d'Arbrissel fonda a Fontevraud tra il 1100 e il 1101, cioè un convento interamente femminile governato da una, diciamo così, da una priora, e al quale egli concede ogni, diciamo così, ogni attenzione e prestigio. Questa comunità fu fiorente, anche chi veda oggi Fontevraud ne vede ancora le tracce, seppure nel tempo, anche questa è una bella lezione per la modernità, Fontevraud sia poi diventato anche nell'Ottocento prigione, e sia diventato un luogo, insomma, di contenimento e di punizione. Però c'è questa esperienza alla quale noi potremmo aggiungere sul versante italiano, cosa che spesso si dimentica, siamo ovviamente un po' più tardi, l'esperienza di Chiara d'Assisi, il movimento francescano nasce ovvio un secolo dopo, quindi questa esperienza era già stata, come dire, portatrice dei suoi frutti. Però insomma, il movimento francescano nasce immediatamente, come dire, con due tradizioni, una maschile e una femminile. Più tardi ancora Santa Caterina da Siena. Chi è che ha fatto tornare il Papa da Avignone? Sì, magari qualche lettera del Petrarca, che sono poi anche veri trattatelli di 70 pagine, ma soprattutto Santa Caterina da Siena, che ha un coraggio
diciamo così, militante, vorrei dire. Ora, tutto questo quindi giustifica una, diciamo, un ruolo femminile nella cultura medievale che è molto importante. Direi che le cose sono peggiorate piuttosto in età moderna, nel momento in cui la donna ha perso l'aura, stavolta L'apostrofo aura, che ne faceva, diciamo così, una sorta di figura rigeneratrice ed è stata inserita semplicemente come figura di produzione. Prima produzione di figli, proletariato ben quello, manodopera a basso costo, cominciando dall'Inghilterra e poi tutta l'Europa del XIX secolo, e infine, diciamo con la parità, sono stati naturalmente molti di più i doveri assunti che non i diritti conquistati. Quando un giorno si doveva fare il bilancio di questi primi 100-120 anni di parità, direi che è piuttosto un bilancio in perdita, ma insomma non entro in questi dettagli. Voglio però dire che il libro è molto attento, e qui evidentemente c'è una formazione diciamo filologica, intellettuale molto forte di Anna Mattei, che io apprezzavo molto come romanziere, con la trilogia di romanzi pubblicati da Mondadori. Qui invece si apprezza molto la qualità proprio filologica, direi che è un'opera scientifica riuscita narrativamente, una narrazione di alto valore scientifico. Ogni tanto quando leggo i libri dei colleghi mi dico, ma sì, sapranno forse la letteratura italiana, ma non sanno scrivere in italiano. Ora, invece qui c'è una padronanza della lingua italiana che è importante anche per non trasformare le citazioni come un imbarazzante giudizio sulla prosa di chi le cita. Ecco, perché insomma sono tra le poesie più belle della tradizione europea. Nel corso del libro l'autrice ha ogni tanto, diciamo così, degli scatti teorici che ho molto apprezzato. Vi leggo questo passo. Il discorso d'amore è anche e soprattutto un discorso cifrato, simbolico, allegorico, poiché la cultura medievale, esattamente come quella classica, attribuisce al linguaggio dell'arte uno spessore di senso non riducibile al suo semplice significato letterale. Cioè, diciamo che la cultura da cui nasce questa teoria d'amore è una cultura che ha la tendenza, diciamo così, ad allegorizzare, portando il valore della cosa espressa molto più in alto che non, diciamo, il dato da cui parte. Come dire, l'amore è più traslativo che letterale, e questo non vale soltanto per il Medioevo. Vi darò forse l'ultima grande occorrenza di questa tradizione che noi abbiamo completamente dimenticato. Quando il Tasso, quindi siamo addirittura 4 secoli dopo rispetto ai testi di fondazione della civiltà provenzale, civiltà letteraria provenzale, scrive i suoi dialoghi, che sono una sorta di protocollo di tutto lo scibile, ne scrive anche naturalmente uno sulla teoria d'amore. L'editore critico, eppure è stato un illustre, grande maestro italiano, che ha fatto l'edizione critica, si trova davanti a dei testi che portano diverse versioni di questo passo che vi sto per citare, e sceglie quella più consona al lettore del Novecento. Quindi noi oggi, nel bel mezzo, nella perorazione della bellezza d'amore, troviamo: l'amore non è obietto del tatto. Cioè, l'amore non ha niente a che fare con il tatto, con l'abbracciamento, come diceva.
e uno ne esce soddisfatto. Dice, guarda questi platonici come ragionavano, noi oggi pensiamo così agli abbracciamenti come un primo segnale, dice, no, non è obietto del tatto. Dopodiché però io sono andato a vedere, non mi tornava francamente questa lezione, perché per un platonico, già i platonici o neoplatonici catari, per un platonico era una cosa ovvia, inutile teorizzarla. Tutte le stampe del Cinquecento hanno, con una vocale sola di differenza, un'altra lezione, poiché l'amore non è obietto del tutto, cioè l'amore non è oggetto di niente, men che mai del tatto, non è obietto del tutto, vale a dire è idolo, è icona, è allegoria, è qualcosa che ti porta sopra le contingenze mondane. Ecco, quindi noi dobbiamo ragionare su questo libro, è un libro anche che aiuta a togliere un poco di nebbia dai nostri occhi, però ci permette di rientrare in questa grande tradizione medievale che è familiare all'autrice. Vorrei poi chiudere con... Bisogna anche ricordare tuttavia un'altra parte, perché se no sembra che il libro di Anna Mattei sia l'ultima epifania di una tradizione catara, ultima epifania di una tradizione, diciamo, alta, ma sostanzialmente allegorica. Invece Anna Mattei compie un'altra operazione molto più complicata e dalla quale è difficile uscire, e cioè il fatto, e qui leggo il tuo testo, che il primo grande testo medievale di teoria d'amore, cioè il De Amore di Andrea Cappellano, che, sul quale poi si fondano in tanti, compreso Dante, definisce così l'amore. Amor, poi traduco, est passio quedam innata. Quindi l'amore è un fenomeno innato, naturale, ma è anche che procede dalla visione e da un pensiero immoderato, quindi smodato per così dire, che determina dentro colui che subisce questa passione, determina delle alterazioni patologiche che quindi vanno trattate come si deve trattare la malinconia. Quindi è una sorta di eccesso dell'immaginazione e ci porta fuori strada, insomma, è come viene in parte dalla medicina araba una vera e propria patologia. Ma soprattutto io sottolineerei questo innata, è una passione innata, per cui Dante poi nel quinto dell'inferno dirà: amor ca nullo amato amar perdona. Cioè l'amore non è una passione che non abbia ritorno, il vero amore necessita e pone in uno stato di necessità, quindi non è possibile sottrarsi, perché esso è appunto un patire comune, è un patire comune che rende uguali, che trasforma l'uno nell'altro, ed è proprio il punto nella Divina Commedia in cui Dante sviene. Termino provvisoriamente, perché vorrei riservarmi qualche, diciamo così, qualche freccia, ma qui nel senso, diciamo, berniniano, lo dico per Claudio che è su, nel senso berniniano di qualche transverberazione di questa teoria d'amore, con la parte molto bella che è dedicata alle zone apparentemente periferiche, ma in realtà estremamente produttive di questa tradizione provenzale. In particolare ho molto apprezzato i versi che
vengono qui antologizzati questi Occhi Verdi di Garcia de Guilande, dove si legge, leggo direttamente l'italiano: amici miei, non posso negare la grande pena che mi dà l'amore, perché mi vedo da folle vagare, e in tale follia io vi dirò. Gli occhi verdi che ebbi a vedere mi inducono ad essere così. Eppure chiunque comprenderà a chi appartengono occhi sì fatti, certo se ne dorrà. E io però, morendo oppure no, gli occhi verdi che ebbi a vedere mi inducono ad essere così. Poi la parte che più ci riguarda, sebbene l'uomo già non dovrebbe, perdendo il senno che più non ha, dire qualcosa nella sua follia, nella follia questo dico, gli occhi verdi che ebbe a vedere mi inducono ad essere così. Cioè l'amore conduce alla follia. Dunque l'Ariosto non ha inventato nulla. Anzi, per me questo è un altro, diciamo, stimolo di studio che vorrei io stesso, tu proprio più necessariamente, approfondire, cioè che cosa conosceva d'Ariosto di questa tradizione provenzale, perché lì nell'amore non è più l'Orlando innamorato del boiardo, ma è l'Orlando furioso, cioè. E la furia è veramente quella, hanno richiamato l'Hercules Furens di Seneca, tutto quello si vuole, cioè l'eroe che diventa pazzo, ma in realtà è piuttosto qui la follia d'amore che trasforma il protagonista in un folle che sradica selve, abbatte buoi, mandre intere, eccetera, eccetera. E questa follia d'amore, anche qui nella sua parte, diciamo, patologica, ha un fondamento nella tradizione nella tradizione provenzale, che è molto di più che non soltanto un fenomeno geografico-culturale riservato a una zona, peraltro amplissima. Ho dimenticato di dire, che ha fatto molto bene Anna a ricordarlo nel libro, che questa eresia cosiddetta catara in realtà parte da propaggini di Bisanzio, in particolare quella che oggi è la Bulgaria, l'eresia Bogomila, e arriva fino alla Spagna e alla Sicilia, cioè è un fenomeno che ha colpito, per così dire, al cuore la cristianità e ha messo, diciamo così, a dura prova la compattezza della tradizione cristiana, perché poi naturalmente lì si sono innestate altre eresie che sono confluite, e sono stati quasi 100 anni, perché 20 sono stati quelli della crociata, ma le ultime due roccaforti, che è anche commovente andare a vedere, vengono espugnate soltanto nel 1254. Quindi è un fenomeno che è stato estremamente importante. Riservo per dopo, perché ho già posto anche troppi problemi ad Anna Mattei, riservo per dopo la parte propriamente italiana e in particolare la parte dantesca. Grazie a Carlo Ursola, che ha sottolineato in maniera, mi sembra, molto esauriente sia lo spessore diciamo di ricerca di un libro come questo, e sia la sua capacità di rispondere a uno degli interrogativi fondamentali, cioè davvero in quella certa epoca storica la donna fu al centro, fu all'apice del discorso amoroso, nella duplice veste di destinataria dei sentimenti più sublimi dell'universo maschile, ma al tempo stesso nella sua capacità di presentarsi con grazia e come la più perfetta realizzazione in definitiva del disegno divino. Carlo Ursola ha ricordato che l'elemento religioso non è affatto estraneo da questa poesia così diretta sull'amore. Dunque, sentiamo allora dall'autrice di questo libro, in sostanza, che cosa hai voluto dire con questo libro? Cosa ho voluto dimostrare? Più che altro una passione personale per un tema e per un periodo storico che amo molto,
che cominciai a coltivare interessandomi in modo particolare a proposito dei metodi e dei campi di studio che citava l'amico Carlo Ossola, quando scoprì e mi innamorai della semiotica molti molti anni fa, e quindi passando dai miei studi di italianistica che mi hanno portato poi negli anni a occuparmi più di 800 e 900, attraverso la semiotica scoprì il Medioevo, perché molti autori che io amavo amavano anche il Medioevo, appunto, e si interessavano di quest'epoca e dei linguaggi medievali proprio perché erano molto più stratificati e ricchi di senso. Uno dei temi toccati è stato proprio quello come dire, verticalità dei linguaggi medievali, che non sono come i nostri così letterali e orizzontali, li definirei, per usare un'immagine di geometria. E cioè oggi, in gran parte, diciamo, attraverso i media di oggi, nella cultura attuale, sembra che si preferisca un po' troppo, a parere di molti di noi, per il mio senz'altro, una lettura letterale di ogni fenomeno, che non preveda nessuna interpretazione critica, come dire, che viene spesso definita dietrologica, almeno in Italia, credo anche in Francia, mentre invece è necessaria l'interpretazione di ogni fenomeno, anche di quello che il Medioevo chiamava il libro del mondo, cioè la realtà e il mondo erano intesi come un libro, come una scrittura divina, sacra o anche laica, ma comunque una scrittura complessa da interpretare. Ora, chi meglio di un semiologo è appassionato di questo tema, di questo argomento? Comunque la mia passione quindi nasce da lontano. E poi, convinta che comunque questo fosse un tema, quello della fin amor femminile, ricordiamoci, parola femminile, che è rimasta tale solo in tedesco, nell'antico tedesco, min, femminile. E quindi questo tema appassionante, trattato appunto da questa antica civiltà, pensavo che fosse poco, forse poco interessante, poco attrattivo, ma a un certo punto veramente ci sono tornata sopra dopo anni di piccoli interventi, di studi frammentari, e ho rimesso in piedi una specie di puzzle di studi che vanno comunque portati ancora avanti, perché è un percorso molto lungo, ecco, e porta in tante direzioni, tra l'altro. Cosa dire allora di questo mondo? Per esempio, e la cosa più affascinante, che è un mondo di libertà. Strano, no? Pensare al XII secolo, all'antica Occitania, al grande territorio dell'Aquitania, ecco. Ricco, senz'altro, fiorente, ma tutto ciò fiorisce, tutto ciò favorisce certamente la civiltà, la cultura. Ma è strano pensare a un'epoca così lontana come un'epoca di grande civiltà, per esempio di parità tra l'uomo e la donna, è sconcertante. Oggi viviamo realmente in condizioni di parità a proposito dei dibattiti ultimi, attuali? Boh, non so, secondo me rispetto all'epoca forse no, proprio per la ragione che dicevamo ora, cioè per un'eccessiva semplificazione dei linguaggi. Il linguaggio d'amore, il discorso d'amore, il saper parlare d'amore, cioè il saper parlare semplicemente, il dialogo, non solo tra un uomo e una donna. Se consideriamo il tema della fine amore, dell'amore, come il tema del desiderio, e quindi del desiderio dell'altro, dell'altra, cioè del desiderio del dialogo. Ecco. Oggi c'è veramente nella cultura borghese attuale, consumista, questa possibilità, dal momento che tutto è incentrato sul possesso invece che sul dialogo? Certamente, se tutto diventa merce, si desidera solo possedere, acquistare questa merce, e tutto ciò porta a un'infelicità profonda, perché il desiderio che è in noi è incolmabile in realtà. Questa antica civiltà scoprì proprio questo, indagò sul tema del desiderio, che non può portare al possesso reale di un oggetto, tantomeno di un altro essere umano, e tantomeno di una donna, ma può portare semplicemente al dialogo, a un dialogo infinito, a un'inchiesta infinita.
L'inchiesta del Cavaliere, ad esempio, se uno considera, se si considera come lettori appassionati di quest'epoca, ma anche della nostra, per dire, della letteratura più alta, da qualche parte c'è anche ancora oggi, e anche del nostro tempo, se si considera la letteratura come un'inchiesta profonda sul nostro vivere, certamente è possibile anche oggi ritrovare il tema del desiderio, ritrovare il tema della ricerca del dialogo. Io per esempio comincio il mio racconto perché intendevo questo studio, questo saggio come un racconto, avrei tanto voluto e spero che la cosa in parte sia riuscita, semmai cercherò di farlo ancora meglio, se mi riuscirà, come ho cercato di fare nei miei romanzi precedenti che invece avevano molte incursioni letterarie, come dire, saggistiche, molte contaminazioni di scrittura, così come deve essere sempre, secondo molti di noi, la scrittura veramente letteraria, molto contaminata di vari generi, non semplicemente narrativa, semplicemente racconto. E quindi questo studio vorrebbe essere narrato, una sorta di narrazione. Ecco. Allora, l'inizio è un film. Ecco, uno diceva, un film di qualche anno fa in cui il tema d'amore viene trattato proprio in questi termini. Si intitola Her, lei, è del 2013 mi pare, con Joaquin Phoenix, il regista si chiama Spike Jonze. Un film raffinatissimo con un dialogo veramente letterario, ecco, in cui il protagonista che soffre per un abbandono, soffre per un difetto d'amore, ecco, e che per mestiere, il film è un po' metafisico, sembra realistico, ma in realtà è un realismo molto surreale, molto filosofico, molto metafisico, appunto. Allora, il protagonista di mestiere lavora in una strana agenzia dove scrive lettere d'amore, per chiunque glielo chieda, ecco. E lui soffre molto il distacco, l'abbandono, la solitudine, e quando incontra una presenza, a proposito dell'amore di lontano, tema molto trattato dai trovatori e tema diciamo dominante nella cultura letteraria medievale, nella poesia medievale, il tema dell'amore di lontano, della donna assente, del desiderio della donna che non c'è o che sfugge al desiderio. Ecco. Questo tema si risolve nel film in un modo veramente notevole e lei è un programma. È un programma che lui inserisce nel computer e che si trasforma in una voce femminile, lei, che poi diventerà Samantha, e acquisirà un'identità man mano che fiorisce il dialogo con lui. Ecco. Non voglio inoltrarmi troppo nel film, ma volevo fare un esempio, vi suggerisco di vederlo se non l'avete visto, perché è appassionante. Ma cosa racconta il film? Un dialogo interiore. È il dialogo del personaggio, dell'amante, che cerca in sé l'amore e che ritrova in sé questo desiderio d'amore che riconosce come struttura portante non di dolore, ma della sua inchiesta esistenziale, della sua stessa vita. Il desiderio è ciò che ci tiene in vita, cioè noi siamo desiderio, siamo strutture organiche desideranti e questo desiderio non deve farci soffrire perché non arriva mai al possesso di un oggetto, ma ci deve tenere in vita finché siamo in vita alla ricerca di noi stessi, del sé, direbbe Jung, di qualcosa. Ecco. Ho questa grande letteratura, ovviamente ho citato ora Jung, appassionò moltissimo Freud, Jung, la psicoanalisi di tutti i tipi, ecco, perché era un'inchiesta interiore, cioè per la prima volta e in una condizione straordinaria che poi, quando questa poesia si diffuse in tutta Europa, perse, dobbiamo dire, la condizione straordinaria fu la parità tra l'uomo e la donna, questa condizione sparì nei secoli successivi, questa cultura scoprì questo e lo tradusse in una grandissima poesia lirica, introspettiva, ma anche realistica, e in un grandissimo modo di narrare, nel grande romanzo cortese, nel romanzo cavalleresco, perché l'inchiesta raccontata dal grande Chrétien de Troyes, dei suoi cavalieri, nella foresta allegorica appunto, e anche reale però,
delle disavventure e avventure dei cavalieri non è altro che la nostra stessa vita, non è altro che l'inchiesta di Dante nella Commedia, che infatti ha a modello la grande canzone cortese, il grande canto cortese, la grande poesia lirica, ma anche il grande racconto. Il suo non è altro che un romanzo, è un romanzo cortese. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura, la foresta di Brocelandia, potremmo dire, quella dei cavalieri di Chrétien de Troyes. E io diventa noi tutti. Ci avventuriamo in un cammino esistenziale nel corso del quale questo shock, questo improvviso, chiamiamolo con un termine attuale, curioso, questo improvviso reset della nostra interiorità che in ognuno di noi provoca l'amore, l'esperienza d'amore, e ci induce appunto a percorrere un cammino, ci induce per forza, come accade anche al protagonista del film, come accade ai grandi trovatori, ai grandi cavalieri dell'epoca cortese che abbiamo cercato di ricostruire, come accade a Dante, ci induce a fare un cammino interiore, a cercare noi stessi, e quindi il dialogo con l'altra o con l'altro è questo cammino che non si risolve appunto nel possesso, ma e non si risolve perché è un'interrogazione continua, si risolve nell'inchiesta, appunto, nell'inchiesta su di sé e quindi in una potente energia vitale. E a proposito della scomparsa della donna, ecco, vorrei sottolineare questo tema, cioè l'amore cantato dai trovatori nella civiltà occitanica, che fu veramente tra le più evolute della nostra cultura europea, è un amore anche reale e sostanziale, anche quando è infelice, anche quando non è, sia quando è soddisfatto che quando è soddisfatto, perché viene cantato in entrambe le versioni. I grandi signori come Guglielmo d'Aquitania e grandi e potenti signori feudali dell'epoca come Raimbaud de Reringhe, ecco, cantano e parlano nelle loro grandi canzoni di un amore vero, reale, sostanziale, che diventa comunque anche inchiesta conoscitiva e anche un percorso di conoscenza. Amore come via di sapienza, oltre che di dialogo profondo con l'altro e con l'altra. Perché uso tutti e due i generi, altro e altra? Perché, per esempio, Raimbaud de Reringhe, uno dei due che ho nominato, di Raimbaud de Reringhe è rimasto un contrasto, una poesia in cui si alternano voce femminile e voce maschile, discorsi, in cui la voce della donna è una voce della donna, di donna vera. È una trobairiz, esistevano le trovatrici, le donne scrivevano, avevano accesso alla cultura come gli uomini ed erano presenti nella cultura dell'epoca, ed erano presenti non solo a corte ma anche come professioniste della cultura, quello che infatti è una grande differenza, diciamo, tra la cultura occitanica e la ripresa di questa cultura, la diffusione di questa cultura in Italia. A Firenze, mettiamo, nelle grandi civiltà urbane, in Sicilia, nella Magna Curia, la grande corte di Federico II, questa è la differenza sostanziale. A Firenze, a Palermo, chi parla d'amore è quasi sempre una voce maschile, cioè la donna come diciamo protagonista, soggetto culturale, oltre che come interlocutrice, non si vede, tant'è vero che sono infinite le discussioni sulla reale esistenza di Laura, la reale esistenza di Beatrice e tutti gli studi, no, storici, filologici sulla reale esistenza, certamente sono esistite, Beatrice certamente è esistita, ma la presenza di Beatrice è una presenza letteraria nel testo di Dante, la sua voce non si sente, mentre la contessa de Dia che dialoga con Raimbaud de Reringhe è vera, è una donna vera dell'epoca che scrive anche lei in modo sapientissimo, eccellente. Ecco. Quindi le donne in questo rarissimo momento, grandissimo di civiltà, assai evoluto, partecipano al dibattito d'amore, sono presenti, alcune sono grandi soggetti, grandi mecenati, se noi pensiamo a un personaggio come Eleonora d'Aquitania, una donna straordinaria che molti di noi conoscono,
è leggendaria per essere stata due volte regina, moglie di due re, protettrice di trovatori straordinari, lei stessa capace ovviamente di scrivere come tutti i suoi figli, 10 figli. E una delle sue figlie, Maria di Champagne, fu la protettrice di Chrétien de Troyes, cioè chi commissionò a Chrétien de Troyes i grandi romanzi cortesi fu proprio Maria di Champagne, e figlia di Eleonora Aquitania. Tutte queste donne sapevano tutte le lingue dell'epoca, scrivevano e erano veramente soggetti culturali, anche soggetti politici e anche soggetti d'amore, ovviamente. La scelta d'amore era prima di tutto una scelta di autodeterminazione, a proposito del dibattito attuale, era una scelta di libertà che prescindeva da qualunque tipo di remora, legame, anche di carattere sociale, prescindeva dal matrimonio, prescindeva dalle questioni religiose, era una scelta laica, tant'è vero che nasce con questa cultura proprio il libero pensiero, perché se è una scelta, la prima scelta di autodeterminazione sia della donna che dell'uomo, ovviamente porta in questa direzione. Infatti questo fu il pericolo avvertito dalla Chiesa. E questi temi poi coincidevano in gran parte col movimento cataro. Anche il movimento cataro metteva alla pari l'uomo e la donna, sia l'uomo che la donna potevano leggere e interpretare i testi sacri, e quindi vivevano in condizioni di parità la scelta d'amore, che non era vissuta a fini procreativi ma come scelta di libertà. Ecco. Ora quindi tutto ciò, quando poi questa grande poesia si diffonde in tutta Europa attraverso repertori e come dire, anche le stesse attività proprio dei trovatori che venivano chiamati ovunque, comunque non resta la stessa, non resta la stessa, perché si trasforma a seconda dei contesti in cui rivive, e quello che resta di questa grande poesia è soprattutto la passione per la poesia come strumento di indagine e di conoscenza. Quindi l'esaltazione della poesia, dell'arte, la via estetica, diciamo, come via di conoscenza, questa resta in piedi. Quindi fiorisce, potremmo dire, la grande letteratura europea, ecco, attraverso questo grande presupposto occitanico, che però invece fu una civiltà integrale, vissuta a 360 gradi in tutti i sensi, in condizioni di reale parità e di reale partecipazione al dibattito culturale, al dialogo d'amore, al dialogo letterario degli uomini e delle donne, che spesso lo vivevano in condizioni anche di professionalità. Infatti partecipavano a questo dialogo aristocratici e non era una questione solo di nobiltà l'accesso alla cultura, si poteva accedere alla cultura in vari modi. Uno dei più grandi poeti, Bernard de Ventadorn, era di condizioni umilissime e poté arrivare ai vertici di questa espressione poetica, fu uno dei favoriti della stessa Eleonora d'Aquitania, e percorrendo tutti i gradini, i livelli di un'attività professionale, cosa che non accadrà più però, perché la professionalità poi scompare, scompare anche la committenza, non ci sarà più né in Germania né in Italia, tranne che, ma sarebbe troppo lungo parlare di tutto, tranne che nella Magna Curia di Federico II, dove lui stesso è sapiente, amante di scienza, letteratura, matematica, grandissimo protagonista politico e di una vera e propria rinascita culturale, lui organizza intorno a sé veramente una corte di sapienti, oltre che di amministratori e funzionari di corte. Però un personaggio come Maria di Champagne, che chiama solo per scrivere e raccontare, perché era una cultura molto orale, come ricordava Michele prima e anche Carlo, certamente i lettori all'epoca, anche per una dimensione diversa della cultura, erano meno di quanto non siamo oggi. La lettura silenziosa e solitaria non esisteva. La lettura era un fatto condiviso, che anche oggi è più bello, no? Se ci pensiamo. La lettura condivisa è molto più bella della lettura solitaria. Sono due esperienze comunque molto diverse. Quindi Chrétien de Troyes veniva chiamato proprio professionalmente da Maria di Champagne per scrivere e leggere a corte ovviamente i suoi poemi cavallereschi. E tutto ciò in una città come Firenze, ad esempio, non accadrà. Un ricco borghese non commissiona
nulla, né a Cavalcanti né a Dante, né a... quindi la poesia diventa un fatto di elite davvero, di, come dire, di gratuità, e certamente rimane profondissimamente, si radica sempre di più e diventa sempre più profonda l'esperienza di tipo sapienziale, filosofico, letterario. La via, diciamo, di conoscenza, la via di sapienza dell'amore viene sempre più approfondita, ma nella vita reale e nella pratica reale certamente non è più un'esperienza di reale parità tra l'uomo e la donna, di accesso libero alla cultura e tantomeno di libero pensiero. Tant'è vero che si era diventati molto più accorti nell'espressione di questo tema, perché si potevano correre anche dei seri rischi e si poteva essere anche addirittura condannati a morte e al rogo per eresia, se si parlava troppo liberamente. Ecco, io forse sono andata un po' disordinatamente, però mi fermerei per consentire anche... C'è qualcuno che vuole intervenire? Ecco. Stando alla quote di Federico, c'è in questo ambito della poesia cortigiana qualche rapporto con la civiltà araba, perché lui era sì, un grande certo ammiratore, quindi quali sono le influenze? Io direi di fare le risposte tutte insieme alla fine. Se c'è qualcuno che si interessa in modo particolare al periodo medievale e che vuole inserirsi in questa discussione... Veramente una ecco, Paolo Romani. Breve, una piccola domanda. Mi interessa molto il fatto che in tutte queste corti, questi cenacoli letterari e poetici che c'erano, qual era la lingua? Esisteva una lingua franca che tutti parlavano, come il provenzale per esempio, oppure esistevano anche localmente delle lingue, dei dialetti nei quali si esprimevano i poeti? Ah, ecco, per favore se può avvicinarsi qui. Allora riprendo. Cita anche Walter von der Vogelweide, che è un grande poeta, certo, che, di cui c'è anche una statua a Bolzano. Ah. Bolzano, che fa parte dal... Certo. Certo. Quindi volevo magari chiedere se potevo un po' dare qualche informazione su Walter von der Vogelweide e della sua importanza in questo, certo, settore. Grazie, grazie. C'è qualcun altro? Allora io qui... non so se ridare la parola prima all'autrice o... allora, no, ma alla fine poi tu fai forse una conclusione. Fai forse qualche conclusione. Allora, Anna Mattei. Dunque partiamo da la prima domanda, gli arabi. Dunque la cultura in particolare mozarabica dalla Spagna influenzò moltissimo la letteratura occitanica, la cultura occitanica, e nella fase in cui però era libera di esprimersi, perché accadde anche nell'area mozarabica un fenomeno, dei fatti accaddero, analoghi a quelli che distrussero e rasero al suolo i castelli e la cultura di Aquitania. E c'è anche nell'area spagnola, nell'area iberica, ci fu un movimento di repressione, per cui questa civiltà che era nata libera e che aveva introdotto, oggi ci apparirebbe veramente inverosimile, no? In certa cultura islamica che almeno in modo così abbastanza superficiale, forse non siamo tutti grandi esperti di cultura islamica, è un fatto molto complesso, nessuno immaginerebbe che c'è stata un'epoca invece nell'area spagnola estremamente libera. Per esempio uno strumento come il liuto, l'ud, veniva da lì, veniva dalle corti mozarabiche, e la presenza femminile era assolutamente accettata, non era un fatto anomalo. Un grande filosofo come Averroè
era apertissimo a tutta una serie di collegamenti con il mondo classico, con il mondo antico, a una serie di riflessioni anche sul tema d'amore che poi vengono ripresi nel trattato di Andrea Cappellano, per esempio i brani che leggeva prima Carlo, il professor Ossola. E quindi la cultura araba era già fin dalle origini presente e in Sicilia certamente, perché Federico II era uomo laico, assolutamente attento al dialogo interculturale ed è stato anche per tempi come i nostri di eccezionale importanza il suo progetto, se pensiamo a quanto poco è durato, poco più di 20 anni, e a quanto è stato imponente da tutti i punti di vista questo suo progetto di riedificazione da un punto di vista laico, non solo di una struttura unitaria che prescindesse dai particolarismi feudali, ma anche di una civiltà nuova dal punto di vista proprio culturale. Beh, l'idea della lingua, se uno ci riflette, è veramente incredibile, notevolissimo che lui decida di usare la lingua locale, la lingua del sì. Come dirà anche Dante nel De Vulgari Eloquentia, Dante dice che quando si parla di prima poesia italiana si parla di poesia siciliana. Quindi la sua opera imponente di riedificazione di un mondo del tutto nuovo, dalle fondamenta di un mondo nuovo, laico, libero, interculturale, come diremmo oggi, e partì addirittura dalla lingua. Nella sua corte c'erano matematici, scienziati, si dice che la forma sonetto, per esempio, sia stata, cioè non si dice, è vero che è stata elaborata nella corte di Federico II, ma si dice che abbia un riferimento, un collegamento con la presenza di un grandissimo matematico, Fibonacci, nella corte di Federico II, quindi che abbia anche una chiave matematica, quindi pensate un po' a proposito di lettura verticale di ogni linguaggio, quanto addirittura una forma metrica, non solo un linguaggio, possa essere interpretata in termini simbolici, allegorici, perché naturalmente la matematica dell'epoca non era certamente una scienza dei numeri banale e banalmente intesa, ma era una scienza del mondo, anche quella, una scienza, un modo di leggere in termini, come dire, criptati, ecco, numerici appunto, la realtà del mondo. Sappiamo le scoperte di Fibonacci, ecco, comunque la presenza di matematici, scienziati, lui stesso poi, come i grandi protagonisti che nominavamo prima, Eleonora, lei, tutti i suoi figli, maschi e femmine in modo indifferente, uomini e donne, e lui stesso scriveva, sappiamo benissimo, era sapiente e capace di usare gli strumenti letterari lui stesso. Ecco, e a proposito di questo, della chiave di accesso alla conoscenza del mondo, poetica, estetica, ecco, questa che appare dominante nelle diramazioni di questa grande cultura occitanica europee, specialmente in Italia, specialmente a Firenze, ma anche nella corte di Federico, nella cultura federiciana, che è proprio dietro Dante si riferisce a loro, cioè Dante si riferisce a grandi maestri che sono i trovatori e i siciliani. I suoi grandi maestri poi li mette in scena nell'opera somma che scrive, parte già dalla Vita Nuova a dirlo, ma poi nella commedia lo dice in sommo grado. Tutta la seconda cantica, il Purgatorio, è una cantica dedicata a questo tema, al tema della poesia, che però per lui, dal momento che risolve tutta la sua inchiesta, come il Perceval di Chrétien de Troyes, la risolve nella visione di Dio, la risolve nell'illuminazione finale, è la seconda cantica, non è quella finale, il passaggio della poesia e dell'arte, il passaggio di conoscenza dell'arte e della poesia, per lui è comunque un passaggio intermedio, perché prelude a quello definitivo e finale riservato a pochissimi, che è quello dell'illuminazione teologica addirittura. Ma lui nella seconda cantica, la seconda cantica è popolata di poeti, è una cantica dedicata alla poesia e all'arte, e soprattutto, essendo lui poeta e scrittore, soprattutto alla poesia. Chi mette tra le presenze più straordinarie? Arnaud Daniel. Arnaud Daniel lo fa parlare proprio in lingua doc, tra l'altro. Cioè, i versi
le parole che Arnaud Daniel rivolge a Dante nel momento dell'incontro sono in lingua doc. Perché proprio Arnaud Daniel? Perché Arnaud Daniel faceva parte di una corrente poetica, letteraria, Marcluse, non proprio una corrente, diciamo un aspetto molto intellettuale, molto sofisticato di questa grandissima poesia, che insisteva molto proprio sul linguaggio e sulle possibilità del linguaggio poetico di percezione, di conoscenza, di introspezione, di inchiesta sul mondo, quindi proprio sulla grandezza del linguaggio poetico, della poesia, e quindi sull'eccellenza del poeta proprio come soggetto presente in un mondo complesso, sia quello delle corti che non parliamo di quello borghese, cittadino, di cui Dante era stato vittima anche in un certo senso. Ecco. E tant'è vero che tutta la commedia, come il Decameron di Boccaccio poco dopo, non è altro che una grandissima esaltazione della civiltà cortese, proprio della civiltà della libertà e della gratuità. Al contrario, possiamo trovare subito i valori, i disvalori oppositivi della civiltà borghese che lui ha conosciuto, che è la civiltà dell'utile e del guadagno. Ecco. Quindi tutta la commedia e anche il Decameron di Boccaccio è il sogno di questa antica civiltà cortese che rimane praticabile, come anche per Ariosto secoli dopo, attraverso la via della poesia, nel sogno della poesia, ecco, che è una incursione libera, ecco, lungo la via della sapienza, della conoscenza del mondo. Certamente la via della poesia e dell'arte, il procedimento estetico, è un modo di conoscere libero, tra i più straordinari. E l'ultima domanda, non mi ricordo, dunque, la poesia. Dunque, la variante tedesca, io poi ovviamente ho indugiato di più nel mio libro sulla poesia italiana, cioè perché per ovvie ragioni, ecco. Ma la variante tedesca è molto interessante perché comprende anche questo aspetto. E la poesia tedesca è una poesia molto molto introspettiva, che si risolve molto in chiave introspettiva. Non c'è questa dimensione di sensualità, di esperienza totale del mondo e di percezione della presenza della donna reale. E è una sorta di dialogo effettivamente con il mondo complesso. Il sistema feudale tedesco era molto duro e molto più complesso, ecco, di quello in cui fiorì la cultura occitanica. E quindi chi, nonostante appartenesse a famiglie nobili, non contavano tanto le origini nobili, quanto comunque la posizione di molti di questi grandi poeti, comunque di marginalità e quindi di sensazione di impotenza, no? Di fronte ai grandi giochi della politica e rispetto alla propria veramente necessaria presenza in un mondo pieno di conflitti, che nella cultura occitanica si erano, come dire, risolti in un codice comune, un codice condiviso da tutti i soggetti di quel mondo, dai più grandi signori ai più semplici cavalieri, magari senza terra, ai più semplici. In altri contesti, come quello tedesco, come anche la civiltà cittadina italiana, come anche devo dire la civiltà federiciana, tutto questo è molto più duro, molto più complesso. Quindi chi scrive e nella lirica tedesca, dei grandi Minnesänger tedeschi, si avverte molti, poi questo è un tratto tipico proprio comunque della cultura germanica fin dalle origini. A questo punto c'è questa fortissima componente di malinconia, di solitudine, perché il dialogo d'amore è un monologo d'amore che ha un profondissimo spessore introspettivo, però è un dialogo che è in realtà un monologo. Ecco. Mi sembrava che la lingua doc era una lingua che si parlava anche in Italia, per dire, era una lingua trasversale della poesia, però era la grande lingua del canto d'amore, del grande canto cortese. Quindi io parlavo prima, accennavo pochi minuti fa ai repertori, divenne famosissima questa poesia, questa grande produzione lirica delle corti occitaniche, perché circolava
attraverso antologie in tutta Europa e circolava nella lingua originaria, per cui la lingua d'oca era la lingua di quella poesia che alla fine tutti conoscevano. Quando dicevamo per poco fa di Alienor Eleonora o Alienor, il suo vero nome, e tutti i suoi figli, loro conoscevano tutte, conoscevano la lingua d'oc, la lingua d'oil, conoscevano il latino, conoscevano. Quindi la lingua d'oc era la lingua della poesia e in questi repertori, grandi antologie, che tra l'altro hanno fatto sì che sopravvivesse questa grande letteratura, perché erano talmente tanti e talmente tanto diffusi che nonostante la diaspora di tutti i trovatori, o convertiti o fuggiti comunque da tutte le parti, comunque rimasero queste antologie. E, tant'è vero che capitavano nelle mani di tutti i nostri grandi letterati, anche Dante le conosceva. La Vita Nuova di Dante è un po' modellata su queste antologie che contenevano le raccolte delle grandi canzoni. Poche volte c'era la traccia, è rimasta di poche di queste canzoni la traccia musicale, e sono rimaste le vite dei trovatori, le vidas le chiamavano, e le razzos si chiamavano, cioè le spiegazioni, i commenti di queste poesie, e sono molto interessanti perché vidas e razzos e testi ovviamente sono talmente uniti insieme che molti hanno pensato, non si sa poi con quanto fondamento, che fossero molto connessi gli uni agli altri, cioè che le notizie biografiche, hanno pensato molti storici, molti filologi, che siano semplicemente tratte dai testi stessi. Dato che si è perso moltissimo, quasi tutto, di documentazione originaria di questa civiltà e sono rimaste solo queste grandi raccolte, si è pensato che le notizie che noi abbiamo, che fanno proprio come nelle antologie attuali di scuola, per dire, no? C'è la vita, la biografia, le opere, poi i commenti dei testi, erano così fatte queste antologie. E si è pensato che invece non fossero molto fondate, ma che fossero strettamente unite ai testi letterari, come se i testi letterari narrassero di cose vere. Ma in realtà, forse, è proprio così. Nel affidare le conclusioni a Carlo Ossola, vorrei sottolineare il paradosso secondo il quale la lingua doc, che appunto aveva questa valenza europea, in effetti è quella che poi non ha potuto proseguire il suo cammino, perché sì, certo, ora noi ancora troviamo tracce di questa lingua, ma in definitiva è la lingua d'oil che è diventata il francese, sì, certo. Ed è la lingua tosco-siciliana che è diventata l'italiano. E dunque ci sono nella storia questi paradossi. Naturalmente io vorrei qualche riflessione su questo argomento anche da parte di Carlo Ossola, che non dimentichiamo al Collège de France si occupa di lingue dell'Europa neolatina. Sì, ma il mio occuparmi di Europa neolatina vuol proprio dire non è solo Europa romanza, cioè il latino ha avuto più diffusione rispetto alle lingue che provenivano dal latino. Pensiamo al caso di Erasmo, che era un olandese, quindi per niente neolatino, però ha parlato tutta la vita latino. Ecco, quindi questo. Ma l'osservazione di Michele è giusta da un altro punto di vista, e cioè che diciamo come diceva Giron, le aree marginali conservano meglio. Quindi per quel che rimane di franco-provenzale è molto più attestato nelle valli franco-provenzali del nord-ovest d'Italia che non altrove. E questo è un elemento che la grande unificazione fatta dalla rivoluzione francese sull'inchiesta della Grégoire ha lasciato poco spazio al provenzale. Naturalmente adesso in tempi di rivendicazioni autonomistiche un po' dappertutto viene i cartelli stradali in genere, poi non si va molto oltre, anche perché quelli che propagandano questo poi loro stessi non sanno la lingua che vorrebbero difendere, quindi ci si ferma in genere in cartelli stradali. Vorrei chiudere però molto rapidamente con un'osservazione che
diciamo, caratterizza il libro, che comincia con una citazione molto bella da Roland Barthes, il quale, come nel libro, dice che il corrispettivo dell'amor di lontano è ovviamente l'attesa. Cioè, la vicinanza vuol dire che prima o poi l'incontro si fa. Invece l'amore di lontano è corrispettivo all'attesa, e c'è quell'apologo famoso di un mandarino che ama una cortigiana, la quale dice: sarò tua se tu aspetti 100 notti seduto sotto il mio balcone. Alla 99esima il mandarino se ne va, perché, come dice, come dirà molto giustamente Pascal, l'uomo ama più la chasse che la prise. Certo, quindi noi siamo il desiderio. Allora, per dire la continuità, non è detto che tutto muoia. Proprio su questo dell'attesa, io mi permetto di rinviarvi forse al libro che più intensamente rappresenta questa continuità, un libro di un russo, ora diventato membro dell'Académie française, Andrei Makin, che ha scritto un primissimo, brevissimo apologo, La femme qui attendait. È un libro straordinario, ma che non si può comprendere se non dietro questa lunga tradizione che è appunto La femme qui attendait. Ve lo consiglio come proseguimento della lettura che abbiamo fatto stasera. Grazie. Grazie a Anna Mattei, grazie a Carlo Ossola, grazie ad Alessandro Orlandi e grazie a questo pubblico così attento e partecipe. Grazie. Grazie.